Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Gli ultimi accadimenti, cioè le rivolte sociali in quasi tutte le grandi città italiane, stanno portando a una crisi interna del governo. Non più una crisi solo sanitaria, poi diventata anche economica, ma anche sociale. Era già stato ampiamente previsto. Il PD chiede il solito salto di qualità e ci sono segnali di frustrazione verso Giuseppe Conte. Salto di qualità, dicono i vertici del PD indirizzati a Giuseppe Conte. Intanto Renzi, dice che l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio va riscritto, cioè è da cancellare e da rifare. Renzi dice che comunque la chiusura alle 18 di tutte quelle attività non s'ha da fare, però il decreto parla solo di quello praticamente, il resto sono raccomandazioni, forti raccomandazioni, quindi il cambiare la parte che parla delle chiusure alle 18 vuol dire praticamente rifare tutto il decreto. Il decreto va riscritto, dice Renzi. E Matteo Salvini dice: vediamo se veramente Renzi passa dalle parole ai fatti, ma non credo. È il solito Renzi che dice per sentirsi protagonista del momento, ma poi alla resa dei conti a lui interessa in questo momento rimanere al governo perché i sondaggi lo danno al 2-3%, 3,2%. Non è sicuro che se cade il governo o finisce la legislatura lui può rientrare in Parlamento o in Senato perché c'è la soglia di sbarramento al 3%. Quindi è lì sul filo del rasoio tra lo sparire dalla scena politica o rimanerci per poco. E quindi a lui non serve che il governo cada, a lui serve che il governo vada avanti il più possibile, che magari qualche voto in più lo trova nel trascorso del tempo. E così lui alza la voce, ma è solo per farsi notare, perché lui ha bisogno di essere al centro dell'attenzione. Ormai lo conoscono tutti, Renzi. E così questa volta salta fuori di nuovo l'alleato renziano. E così, paradossalmente, l'invito non è diverso da quello del ministro degli esteri grillino, Luigi Di Maio. Anche lui dice praticamente la stessa cosa di Renzi, perché chiede di tutelare chi non è garantito e non evoca come punto di riferimento il Presidente del Consiglio, ma bensì Sergio Mattarella, il capo dello Stato. Non sono venti di crisi, dicono alcuni, però il vice del PD Orlando parla di crisi, di possibile crisi di governo. Ma veramente potrebbe cadere il governo tra qualche giorno, tra qualche settimana? Veramente? Molti dicono di no. Questo governo non cade, questo governo va avanti ad ogni costo e l'abbiamo visto. Abbiamo visto realmente che questo governo va avanti qualsiasi cosa succede. Non è come i governi della prima, seconda Repubblica, dove ha un minimo beh, davano le dimissioni, no? Adesso non danno le dimissioni neanche per nessun motivo, per nessun motivo. La missione principale dei governi in carica è quella di mantenere il potere e cercare di presentarsi per riconfermare il potere alle seguenti elezioni. E così non c'è crisi, non c'è Covid, come dice qualcuno, ma ci sono segnali di frustrazione e di insofferenza verso il Presidente del Consiglio. Beh, le decisioni appena prese stanno creando recriminazioni e proteste difficili da arginare. Ma attenzione, praticamente le ipotesi erano molto più serie, doveva fare un DPCM dove chiudeva tutta l'Italia dalle 18 in poi, invece sono solo chiusi i ristoranti, bar, eccetera, eccetera, quindi si può uscire, non c'è nessun coprifuoco, perlomeno. Non è stato fatto dal governo perché in cinque regioni in realtà c'è il coprifuoco notturno, ma nelle altre 15 ancora no. Quindi il decreto
fatto da poco da Conte, proprio di domenica, è molto blando. Ha provocato proteste, recriminazioni e violenze in tante città, ma realmente è un decreto molto blando. Non si parla di chiusura, lockdown, si parla di chiusura di alcune attività dopo le 18. Tutto qui, dice il governo, eppure ha provocato delle reazioni violente in alcune proteste. E così la Lega, Fratelli d'Italia, sono scontenti. E lo dicono apertamente, così non va bene, quello che è stato fatto non va bene. E così Zingaretti si mostra insoddisfatto per il modo in cui Conte gestisce i rapporti nella maggioranza. Quando il segretario del PD gli chiede di svolgere fino in fondo una funzione di sintesi, ne sottolinea la tendenza a defilarsi quando c'è uno scontro. Zingaretti parla di piedi in due staffe riferito proprio a Matteo Renzi. Magari questo lo vediamo in un video successivo. Che cosa sta cercando di fare però adesso Conte, suggerito dal PD, è quello di avvicinarsi e cercare di coinvolgere le opposizioni, cioè Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, perché tutto sta precipitando. Il decreto non servirà a fermare i contagi, il vaccino non c'è, siamo d'inverno, situazione brutta, con i contagi che dilagano in tutta Europa e il governo vorrebbe trascinare dentro o trascinare giù con loro anche l'opposizione. Non vuole che l'opposizione se ne avvantaggi di questo perché la fiducia in Conte sta crollando, si vede negli ultimi sondaggi. Quindi il governo dice meglio trascinarli giù con noi, sennò questi qui se ne avvantaggiano. Ma il centrodestra lo ha capito, perché Giorgia Meloni dice va bene, io sono pronta a collaborare, però dà delle condizioni inaccettabili per il PD. Forza Italia dice siamo pronti a collaborare, ma a certe condizioni. Matteo Salvini ha sempre detto collaboriamo, però anche lui è in attesa di capire se, come e quando, perché tutti e tre i leader dell'opposizione hanno capito il giochino che vuole fare adesso il governo, trascinare anche il centrodestra nel precipizio per evitare che se ne beneficia. E così questo è quello che sta succedendo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Instagram, in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.